Mister Zeman, che 76esimo compleanno ha vissuto? Ma un bel giorno era ieri, a parte la cena finale, però anche il lavoro sul campo mi ha dato un po' di soddisfazione. Che piazza ha ritrovato dopo 12 anni, mister? Vabbè, la piazza, se lo devo misurare dal numero dei tifosi sui spalti, è tutto diverso, nel senso non c'è quell'entusiasmo che si è creato a quei tempi e io mi auguro che la gente, i tifosi vengano ancora a aiutarci, perché senza di loro è difficile che ce la facciamo. Però da Verratti, Insigne, Immobile siamo passati a Lescano, Rafia, Mora, ecco, come ha ritrovato tecnicamente l'ambiente? Vabbè, l'ambiente di squadra per me è buono, poi il discorso è di rendersi conto che si sta giocando una cosa importante non solo per loro ma anche per la società e per la città. Io mi auguro che i ragazzi faranno di tutto per dare soddisfazione. Una squadra in crescita, una squadra che si appresta a disputare i playoff, ecco, quante possibilità ha il Pescara di tornare in Serie B secondo lei? Non lo so, noi vogliamo fare il meglio possibile, poi se siamo più bravi andiamo, se no andranno quelli più bravi, è giusto. Che calcio si sta giocando in Serie C a livello tecnico? Ma vabbè, che questa Serie C, nostro girone, penso che era dominato dall'inizio dal Catanzaro, quindi altri non avevano grosse motivazioni per cercare di raggiungerli e superarli, quindi non c'è stata molta lotta. Poi penso che il campionato rispetto all'anno scorso è peggiorato. Il più longevo degli allenatori italiani, questo le dà una maggiore responsabilità? No, non mi dà niente. Non mi dà niente, non dice niente. Io ripeto, io faccio calcio perché mi diverto ancora e perché vorrei aiutare ai giocatori a crescere, le società a fare qualche cosa di meglio rispetto a prima. È vero che ha già firmato il contratto per l'anno prossimo, mister? Chi l'ha detto? Non è detto. È solo una chiacchiera? Non se n'è mai parlato ancora. Vediamo come vanno le cose, che vuole fare la società prossimo anno e che voglio fare io prossimo anno. Ma lei resterebbe volentieri a Pescara? Io sono venuto a Pescara perché mi piace Pescara. Magari potevo venire anche prima, però avevo impegni. Vi ripeto, io sono stato sempre bene, anche non solo il primo anno, ma anche la seconda esperienza per me è stata positiva. In conclusione, una vita dedicata al calcio, ma ritiene di avere più dato o più ricevuto da questo settore, da questo ambiente? Ma io ho ricevuto tanto, ma non solo sul campo. Io dico, per me conta più la gente. La gente penso che mi ha sempre sostenuta e mi ha voluto bene. Questi attestati, questi omaggi, a chi li dedica? Io a quella gente che ama lo sport, che vuole fare sport pulito, che vuole andare avanti e che non si ferma e vuole migliorarsi. Tanti in bocca al lupo e tanti auguri, mister. Grazie tanto.